che ha cercato di lasciare una deuda di amicizia. Cosa dire di lui? Io non conosco la vita di Roberto Mediana da giovane di carattere professionale, non mi sono occupato del processo, però è una di quelle gente che non si può fare meno di conoscere, ci si vuole occupare di carattere. Perché io vedo che Roberto Mediana è un personaggio molto particolare, un personaggio che era a casa di, nel vero senso della parola, ma non a casa di nel senso di periodo, ovviamente, a casa di nel senso di abitanti di Cavallo. Capace di interloquire con tutto il mondo, cioè, di sporcarsi le mani in senso positivo, ma di riuscire a mandare messaggi che avevano una capacità di rimanere. E la prima cosa che io sono andato a vedere quando ho visto il libro, se c'era quella famosa lettera del 1991, che io ogni volta che leggo non posso fare niente di comune. Perché le parole scritte in quella lettera della Forania nel 1991 sono veramente un macigno. Momenti nei quali perfino la parola camorra era difficile da affermare. E perfino la parola camorra che non sa contesto di carattere diciamo quasi persino nella chiesa era difficile da affermare. La chiesa nella zona dell'Alto Aversano, poi il posto dove anche io vivo, il vescovo di Aversa, il vescovo anche della mia, del mio paese, non si è mai contraddistinta per essere particolarmente impegnata su questi temi. E la chiesa nella sentire quello stesso vescovale nell'ambito del quale si è intitolato un centro carica a un esponente del clan di Catalismo a Tunicino. È una chiesa che ha fatto mancare il sostegno per tanti anni, soprattutto dopo la morte di un pochino di anni, ricordandoselo solo in tempi molto, molto successivi. Quindi questo momento del 1991 è un altro che si può definire solo funzionale, la capacità di chiamare l'effetto disastroso della camorra. Ma quello che mi ha meravigliato, ancora una volta di leggendo, e invito tutti a farlo, è una visione assolutamente innovativa della camorra, non la conoscenza dei catalesi come gruppo criminale, ma la conoscenza dei catalesi come gruppo capace di la società, di investire il rapporto con il mondo della politica, con il mondo dell'economia. Ci sono delle parti che sono di una lunghezza incredibile, che andrebbero o ancora oggi direi che l'altra voce non cambia di permesso. Dice nel capitolo precise responsabilità politiche. E ormai è chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli. La camorra riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzione, lungaggine e favoritismo. La camorra rappresenta uno stato legale parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia e di intermediari, che sono la piaga dello Stato legale, l'inefficienza delle politiche occupazionali, eccetera. Un documento che sta nel 1990. Quando scrivere i rapporti camorra, potere politico, era un fatto assolutamente immaginabile. E scriverlo non da politico rivoluzionario, ma da scrittore, in un contesto caratterizzato nella migliore idea da una grande ambiente per essere. Quindi la prima cosa che ho scritto che io sono fatto sentire è proprio la presenza di questo documento che io credo abbia un posto in tutto il mondo, soprattutto per l'acqua. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta particolarmente è leggere le considerazioni di Monsignor Nogara, che mi ha cambiato, e ovviamente mi perché, sì, no, io credo che Monsignor Nogara sia una delle più grandi risorse che abbiamo avuto la vita. Purtroppo non se ne sono accontentato. Monsignor Nogaro è una intelligenza superiore ed è veramente un regalo della provvidenza che qualcuno ha mandato a casa. Continuo a dire che però la chiesa ufficiale non
con ultime parole, che Monsignor Nogaro ha detto a Leandro Di Moggio, che credo che siano di una profondità e di una bellezza insuperabile. Dice: io ho conosciuto e apprezzato tutti gli anni, e mi ho proposta la canonizzazione, non per insistere sulla sua santità di vita, ma per segnalare il suo marito. Don Peppino, un prete di valore, un martire della missione cristiana, non un santo tradizionale, ma un martire della fede e della giustizia, santificato dal suo stesso martirio. Ciò fa vedere ad aprire la strada alla canonizzazione che io più volte proposto, ma mi aspetto che anche gli altri si ottengano questa iniziativa. E queste dichiarazioni che ripeto a Leandro hanno trovato poi un grandissimo, hanno avuto un effetto profetico, il documento di Rico che ha approvato, mi pare nel marzo quest'anno, il Rico di Campania, quando si è parlato di tempi di bella vita cristiana, si è indicato tra l'altro, no, era tutto il medico, perché si indicava un bambino tutti, dopo il bambino di Anna. Finalmente accorgendosi di questa figura di sacerdote, particolarmente controversa per certi aspetti, ma proprio perché vera, però sono quelli che vivono nascosti sotto la campana di Dio, sono quelli che operano, avendo il coraggio di operare anche se è necessario, scendendo i limiti, solo scendendo i limiti di questa linea di paradiso. E perciò io ho apprezzato quelle scelte collegate agli amici, al fratello, alle esperienze dirette, che ne evidenziano lui, anche all'inizio con i suoi figli, che lo rendono però proprio in questa sua umanità, uno di quegli esempi di cui dovremmo tenere tutti i giorni meglio. Dopo aver letto questo libro molto velocemente, perché per fortuna si legge molto velocemente, io pensavo che queste esperienze dovrebbero essere ogni giorno portate nelle scuole, perché non c'è solo magia, c'è anche l'esempio di chi, senza forse rendersi conto di voler fare il male, perché prima non voleva fare il male, perché prima non aveva nessuna voglia di morire, non aveva nessun desiderio di martirio, ha lasciato un fulgido esempio di come si può vivere il cristianesimo. Perché non c'è assolutamente possibilità di confondere il cristianesimo con i valori della natura. E sappiamo che purtroppo non è sempre così. Ma la parola di Cristo è, per sua natura, assolutamente verbo dell'antimagna. Perché non c'è parola del Vangelo nel quale non c'è contrapposizione a uno dei caratteri tipici della natura. La sopraffazione dell'altro. E Don Peppino di Anna ha dimostrato ogni giorno di credere in questa parola del Vangelo più che volte negli insegnamenti ufficiali di una chiesa che per lungo tempo è stata, mi dispiace doverlo dire, da cattolico, molto timida rispetto a questo fenomeno. Quindi grazie a Leandro di averci ricordato in modo umano, senza eccessi di celebrazioni, io sono sicuro che per me non sarebbe piaciuto, ricordando anche la sua quotidianità e ricordando alcune delle cose che saranno un lascito definitivo per tutti coloro che